Finita la raccolta, è già tempo per gli agricoltori di pensare all'annata successiva. Ora è il momento della semina. La terra vecchia però prima va mossa, rigirata e aerata grazie all'uso dell'aratro che consente una migliore circolazione tra i semi nel terreno che verranno poi seminati. Con l'aiuto dell'erpice invece le grosse zolle di terra lasciate dall'aratro vengono sminuzzate e con una spianatrice si rende la superficie perfettamente piatta. Una volta così preparato il terreno è il momento della seminatrice dove i semi di varie qualità vengono interrati tutti alla stessa profondità. Ma vediamo come funziona una seminatrice. Dentro questo contenitore chiamato tramoggia vengono caricati i semi che attraverso questi tubi vengono convogliati verso l'assolcatore, ovvero la parte finale dove il chicco viene interrato per poi essere coperto dall'erpice copriseme. Ed ecco che nei campi spogli della nostra provincia riparte il ciclo della nascita dei nuovi frutti della terra, come sta accadendo da alcune settimane alla cooperativa agricola di Falcineto. Abbiamo iniziato dal 20 ottobre circa e stiamo seminando il grano e siamo a buon punto, anche se l'ultima settimana è stata un po', diciamo, col maltempo all'inizio e il maltempo alla fine se ne è fatto veramente poco, ma già dalla prossima settimana sembra che le previsioni mettano bene e quindi ci avvantaggeremo, cercheremo di chiudere col grano. Complice di questa semina anticipata il bel tempo nel mese di ottobre. Sì, abbiamo iniziato qualche giorno prima perché il tempo permetteva, allora senza star lì a aspettare magari ci siamo dati da fare e infatti ci siamo trovati abbastanza avanti. E infine dopo il grano cosa seminerete? Ha finito il grano, cominceremo con i piselli sia freschi che proteici e poi per arrivare circa lì intorno a Natale poi per le semine avremo finito. Ma seppur le mille tecnologie di oggi come la guida satellitare oppure il comfort di un mezzo di ultima generazione, c'è anche chi ancora in questi periodi nel comune di Urbania semina a mano spargendo i semi lungo i campi come un tempo. Tra la felicità e il sacrificio del lavoro in agricoltura.